Sacratissimi cuori di Gesù, Maria e Giuseppe, obbedienti alla volontà del Padre, ci consacriamo a voi. Questa invocazione, tratta dalla Litania dei Tre Sacri Cuori, ben ci introduce nel tema di questa settima conversazione del ciclo di trasmissioni dedicate alle virtù della Sacra Famiglia. Una conversazione in cui contempleremo la Sacra Famiglia quale modello mirabile di obbedienza. La virtù dell'obbedienza è infatti la nuova perla preziosa che estraiamo dal tesoro nascosto della casa di Nazaret, virtù nazarena che da 2 millenni la Chiesa contempla stupita in modo particolare ogni 25 marzo, solennità dell'Annunciazione del Signore. E quello infatti il giorno in cui, celando la sua maestà in un corpo mortale, il Signore Gesù si fece carne per riparare con il suo sì obbediente alla disobbedienza dell'umanità schiava del peccato. A quel primo sì si unì quello della Vergine Maria, che divenne così Madre di Dio, e poi quello del giusto Giuseppe, innalzato così all'altissima dignità di padre verginale di Cristo e di sposo castissimo dell'Immacolata. Fu quello del giovane carpentiere di Nazaret un sì molto sofferto, poiché egli umilissimo si reputava indegno di una missione così grandiosa, unica nella storia dell'umanità. Una missione assolutamente necessaria al compimento della redenzione. Senza la sua cieca obbedienza alla volontà di Dio, infatti, cosa ne sarebbe stato di Gesù e di Maria? E fu proprio il sì di Giuseppe che risparmiò infatti l'Immacolata dalla lapidazione, che salvò il Dio bambino dall'ira di Erode, che sostentò Gesù e Maria nei lunghi anni della vita nascosta in Egitto e soprattutto a Nazaret. E al fine di approfondire ulteriormente la nostra meditazione su questa virtù che la Sacra Famiglia praticò davvero in modo eroico, leggeremo anche in questa nostra settima conversazione un brano tratto dagli scritti di Don Paolo Bonaccia, canonico del Duomo di Spoleto e direttore dei missionari della Sacra Famiglia nella metà dell'Ottocento. Un brano in cui contempleremo l'obbedienza della famiglia nazarena alla volontà del Padre, il cui frutto fu la redenzione del mondo, ma che costò a Gesù, Maria e Giuseppe sangue e lacrime. Ascoltiamo allora e riflettiamo insieme. Il Figlio di Dio, divenuto uomo per riparare alla ribellione della creatura, con la parola e con l'esempio si adoperò per ricondurla sul giusto cammino. Dal primo istante del suo concepimento nel grembo della Vergine, Gesù Cristo scelse la via regale dell'obbedienza, che dall'umile dimora di Nazaret doveva avere il suo compimento sulle pendici del Golgota. Egli esultò nel percorrere tale via, procedette di annientamento in annientamento, facendo esclamare San Paolo: si rese obbediente per noi fino alla morte e alla morte di croce. Contempliamo dunque il pargoletto divino obbediente a Betlemme, l'esule divino obbediente in Egitto, l'artigiano divino obbediente a Nazaret. Infanzia, adolescenza, giovinezza, santificate da un'obbedienza inconcepibile e inenarrabile. L'uomo Dio in fasce. È l'obbedienza al Padre Celeste che lo ha fasciato ed ha vinto.
il re della gloria fra due animali. È l'obbedienza al Padre Divino che lo ha confinato in una grotta, adagiandolo in una greppia. Quindi Gesù fugge da Betlemme in Egitto. È sempre l'obbedienza al Padre Celeste che gli fa sopportare gli effetti della crudeltà di un principe tiranno. E questo fanciullo divino, questo Dio nascosto, cosa fa per più anni in Egitto? Cosa opera in quella regione idolatra? Obbedisce al Padre, e questo gli basta. Nell'obbedire al Padre è tutto. Perciò egli lascia che la madre e il padre verginale lo sollevino, lo corichino, lo nutrano, lo vestano, tutto secondo la loro volontà, poiché in ciò egli compie il volere supremo. E che dire della casa di Nazareth? Essa è la reggia dell'obbedienza. Sulla sua porta è scritto: Gesù era sottomesso a Maria e a Giuseppe. Nelle corti degli uomini tutti i cortigiani e i ministri sono soggetti al re, mentre nella casa di Nazareth il re è sottomesso ai servi, il creatore alle creature, con la massima sollecitudine e gioia, per anni e anni. Dalla Immacolata Concezione fino all'Assunzione, la volontà di Maria aderisce a quella di Dio. Fanciulletta va al Tempio per seguire la voce dello Spirito Santo che la invita. Gli anni beati trascorsi in quella dimora appartata sono una meditazione continua sul grande libro divino, al cui principio vi è scritto: «Tu farai la mia volontà». Quindi la piissima giovinetta consente alle nozze per obbedire alla divina volontà, a lei resa nota dal sacerdote e ministro dell'Altissimo. Accetta Giuseppe per suo sposo perché la provvidenza divina lo ha scelto per lei. Entra a vivere con lui nella casetta di Nazareth, poiché Dio la fissa per sua dimora. Fra le mura domestiche, poi, la Vergine riconosce Giuseppe come capo della famiglia. Discende l'angelo Gabriele dal cielo nel mistico colloquio ed esso si conclude con le parole dell'obbedienza di Maria: «Ecco l'ancella del Signore, si faccia di me secondo la tua parola». E l'obbedienza di Maria diviene principio della sua divina maternità. Per obbedire all'imperatore del cielo, che si serviva dell'imperatore di Roma, Maria, prossima al parto, si reca poi a Betlemme. Per obbedire a Dio, dimora nella grotta e vi dà alla luce il re dei secoli, fra privazioni e povertà. Per obbedire a Dio, fugge con Giuseppe dall'ira di Erode, si mette in salvo in terra straniera, infine rimpatria a Nazareth, dove offre gli esempi più mirabili d'umilissima obbedienza ed obbedientissima umiltà. L'obbedienza di Giuseppe è una virtù che giunge alla perfezione. È per obbedire alla voce dello Spirito Santo che negli anni della sua giovinezza prende in cuor suo la ferma risoluzione di condurre perpetuamente una vita casta. È per assecondare la voce interna del Signore, quella dei sacerdoti e la legge, che egli decide in seguito di prendere in sposa la giovane Maria. Giuseppe è obbediente alle leggi umane, alle leggi divine, alle leggi religiose, per mantenersi fedele in tutto al suo Dio, poiché in ognuna di esse egli scorge ed ammira l'autorità divina comunicata alla potestà umana. Per obbedire alla legge mosaica, ogni anno Giuseppe da Nazareth si reca a Gerusalemme per le solennità pasquali, per obbedire alla missione affidatagli dall'Eterno Padre, che gli aveva detto: «Prendi sotto la tua protezione la Divina Madre e suo figlio». Giuseppe fatica nel duro lavoro
fino al termine della vita e anche la sua morte per lui un atto eroico di rassegnata obbedienza, poiché per conformarsi al volere supremo egli accetta mitemente di separarsi dai due amabilissimi oggetti del suo amore e delle sue cure. Ora qualcuno forse osserverà che l'ufficio di Giuseppe nella santa dimora fu quello di capo della santa famiglia e quindi a lui spettò di comandare e non di obbedire. Ma quale governo fu in realtà quello di Giuseppe nella casa di Nazaret? Esso non fu come quello dei re della terra o dei capi famiglie umane che regnano con fasto e governano con rigore. Esso fu il più umile, il più dolce, il più mite. Dinanzi a Gesù e Maria egli si umiliava talmente da sembrare un suddito e nel comandare loro appariva estremamente mite. O Santa Casa di Nazaret, tu sei davvero la reggia dove Dio regna. Sì, il regno del Signore è all'interno delle tue povere mura. In nessun luogo dell'universo fu mai ammirata una pari obbedienza ai supremi voleri del cielo quanto in te. O tre volontà, sempre in attesa dei voleri divini, che tutte le case cristiane siano il ritratto più simile al tuo, che in esse tutte le volontà seguano prontamente, lietamente, perennemente, pienamente, la volontà di chi governa in nome di Dio, così che risplenda anche in loro un'immagine gioiosa del paradiso. Ecco, questo è il testo, veramente molto bello, eh? Parole molto belle, tante importanti al tempo stesso, perché ci ricordano il valore di una virtù che tanti, troppi, sembrano aver dimenticato o che non ritengono più nemmeno tale. Purtroppo, infatti, una buona parte della nostra generazione ritiene erroneamente che l'obbedienza alla volontà di Dio e alle sue leggi sia un ostacolo alla libertà dell'uomo, poiché lo priverebbe della sua capacità di giudicare e di decidere. La nostra, infatti, è la generazione che forse più di ogni altra si è arrogata il diritto di decidere da sola ciò che è bene e ciò che è male mediante comportamenti sempre più perversi e leggi inique che si discostano totalmente dalla legge divina. La nostra generazione ha purtroppo tristemente, stoltamente dimenticato che invece l'obbedienza a Dio, l'unico che conosce il nostro vero bene, eleva la creatura ad altezze celesti, e Maria e Giuseppe ne sono la prova vivente. Solo mediante il compimento del bene, infatti, realizziamo davvero noi stessi, solo obbedendo ai comandamenti di Dio ci affranchiamo dalla tirannia dei vizi e acquistiamo, come fece la famiglia nazarena, la vera grande libertà, quella dal peccato. Ed ora, come nostra consuetudine, poiché siamo giunti quasi alla conclusione di questa settima conversazione, preghiamo insieme. Ecco, la preghiera di oggi è una supplica in cui è presente il tema della trasmissione odierna, cioè il tema dell'obbedienza. Allora preghiamo insieme. Umile casetta di Nazaret, piccola dimora d'amore, testimone unica del silenzio fecondo e paziente della Trinità della Terra, tu muta contemplasti il lento scorrere del tempo, consacrato all'ascolto della parola, alla meditazione, alla preghiera incessante, e stupita ammirasti la celestiale armonia fra la volontà del Padre e la tacita obbedienza dei tre giovani cuori. O famiglia nazarena, porta della vita, accoglici quali figli nella tua piccola casa, affinché il suo dolce silenzio accarezzi le nostre anime
e le immerga in Dio. Tutto in noi sia fiducia e abbandono, in un silente dialogo d'amore. Amen. E allora, ringraziandovi ancora una volta per il vostro paziente ascolto, un caro saluto a tutti in Gesù, Maria e Giuseppe.